Con chi vorresti sederti per un attimo e parlare, cioè scambiare qualche parola, qualche chiacchiera? Ma veramente a me, non so se posso dirlo, a me mi piacciono vedere tanto anche i bambini, molto, che sono i fiori della vita. Con chi voglio stare a tavola? Con mia nonna. Vorrei chiedere alla nonna di andare in Albania. In questo momento? Ma posso rispondere a qualsiasi cosa? Anche una persona che amo in questo momento che non posso vedere? Una persona che mi è molto vicina, purtroppo non vive con me, vive a Los Angeles. Ed è una persona che amo particolarmente. Con la mia migliore amica. Perché posso raccontare le cose più, diciamo, più belle e possiamo divertirci insieme. Ma il primo che capita sia... Ma preferenza. E tu devi star zitto, tu devi, te ne devi andare di là adesso. Allora è inutile. Una bella ragazza. Aspetta. Ve la dico com'è? Un pochino, io gli dico che lo voglio sposare, ma lei ha detto di no. Ogni volta che gli tocco lo zaino mi dice oh, e poi no, quando faccio il bravo mi dice qualcuna volta che ti sposo, però mi vergogno un po'. Angelina Jolie. Ma perché secondo me non è abituata a stare al tavolo con gente normale, forse sentire i problemi di qualcuno che vive una vita normale può essere anche interessante, no? Ma anche, non so, persone che non ci sono più? Con Montanelli. Credo che abbia tante cose da raccontare. Con un ragazzo intelligente. Con un intelligente, perché tutti i miei compagni non sono molto intelligenti. È una persona un po' che stimo molto, un po' strana, Margherita Hack. Con Radon. Perché è stato il primo ragazzo che mi è piaciuto di più. Tutto dalla A alla Z. La testa e i piedi. Testa e i piedi. Oh, ho finito. Sinceramente... Ma guarda, non so risponderti. Mamma, meno male che era semplice. Pensare che il teenager Eros Ramazzotti abbia trascorso un intero anno a studiare inglese e convinto di trasferirsi in Australia fa abbastanza ridere. 459.000 sono i risultati su Google se cerco Coca-Cola ricetta.